Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Innanzitutto voglio chiedervi come state. Oggi ho pensato a voi, devo dirvi la verità, per cucinare insieme qualcosa di veramente sfizioso. Non che vada bene solamente a pranzo o a cena, perché ultimamente stiamo facendo sempre dei grandi classici. Anche quello di oggi è un grande classico, ma lo possiamo gustare in compagnia anche per un aperitivo. Siete curiosi di vedere che cosa cuciniamo oggi? No, dai, ve lo dico, sono delle polpette classiche, però davvero buone, sono semplici da realizzare, ma tanto semplici quanto gustose. Quindi se siamo curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per realizzare questo grande classico della cucina italiana, seguitemi, io sono Chef Fabio, mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Questi sono gli ingredienti per 3-4 persone: 500 g di macinato misto di suino e di bovino, 25 g di parmigiano grattugiato, 35 g di pangrattato, un uovo intero e un tuorlo, 35 g di pane ammollato in acqua, sale, pepe bianco e pepe nero e 25 g di prezzemolo. Vediamo come andare a preparare le nostre polpette. Il procedimento sarà quello di creare un impasto che non sia né troppo duro né troppo, diciamo, morbido che si spappola. Noi cosa facciamo? Andiamo a prepararci una boule abbastanza alta dove poter mettere tutti quanti gli ingredienti e vi consiglio anche di mettere un paio di guanti se non volete troppo sporcarvi le mani. Io ho preparato intorno a me tutti gli ingredienti, comincio con la carne, come potete vedere, vado a mettere le uova, il pan grattato, parmigiano, il prezzemolo, un po' di pepe bianco, non molto, mettiamo anche del pepe nero, di questo ne mettiamo un po' di più, aggiustiamo di sale e cominciamo ad impastare in una posizione comoda. Non abbiamo ancora messo, come avete visto, il pane, quello lo mettiamo dopo. Ora io vado a prendere un paio di fette di pane, glielo vado a sbriciolare all'interno, ne prendo anche un'altra e comincio a reimpastare il nostro impasto per polpette. Io prendo ancora un po' di pane, lo strizzo e lo metto all'interno della boule. Vedete? Io addirittura, come vedete, non faccio semplicemente il movimento come per impastare l'impasto della pizza o del pane. Vado proprio a prendere gli ingredienti e a schiacciarli affinché si possano al meglio amalgamare. Vedete? Io aggiusto ancora un po' di sale. In questo caso, in questo impasto, non ho messo l'aglio perché in famiglia abbiamo qualcuno che è intollerante, quindi aglio non ne abbiamo messo. Continuiamo così per qualche minuto finché vediamo che l'impasto sia diventato della durezza a noi graditi. Abbiamo terminato con la preparazione del nostro impasto e della durezza giusta, non è né troppo duro né troppo morbido. Noi ora lo compattiamo un po'. Io sotto ho preparato della pellicola trasparente, lo facciamo riposare in frigorifero per circa una mezz'ora. Questo servirà a far rilasciare agli ingredienti i suoi profumi e i suoi odori. Lo mettiamo in frigorifero per circa mezz'ora, come abbiamo detto, poi lo prendiamo e cominciamo a formare le nostre palline. Vi vado a dire subito che questo impasto può andare bene sia per fare delle polpette classiche, come le facciamo noi oggi, fritte, insomma, oppure anche al sugo. Vado a mettere l'impasto in frigo e ci vediamo dopo. Ho tirato fuori dal frigo l'impasto. Ora noi andiamo a fare le nostre palline. Possiamo decidere noi che tipo di grandezza fare. Io le faccio in questo modo, potete farle anche rotonde, io le faccio un pochino più piatte.
andiamo a prepararci tutte quante le nostre polpette e poi anche in questo caso ci sono più scuole di pensiero. C'è chi, dopo averle formate, aver fatto le forme, insomma, delle polpette, come vedete, o tonde o in questo modo, le va a passare nel pan grattato prima di friggerle. Io non lo faccio questo, perché tanto un po' di pan grattato l'abbiamo già messo nell'impasto. Andiamo a completare l'operazione e intanto in padella, o in una padella abbastanza alta, o in un bel tegame, andiamo a preparare l'olio da friggere, che può essere un olio misto per frittura oppure un olio di semi di arachidi che ha un punto di fumo abbastanza alto per le fritture, così siamo sicuri che non va a bruciarsi. Ci vediamo dopo. L'impasto è esaurito, abbiamo formato le nostre polpette, l'olio è caldo, quindi ora vado a friggerle, ma vi consiglio di prepararvi già un piatto con della carta assorbente, così che quando tiriamo fuori dall'olio bollente le polpette, l'olio in eccesso viene assorbito dalla carta. Vi aspetto ai fornelli, ragazzi. Giusto due nozioni prima di mettere le polpette a friggere. Io utilizzo un olio di semi di arachide, ha un punto di fumo abbastanza alta, si attesta intorno ai 230 gradi, quindi è un olio ottimale. Ma qual è invece il range per cui noi possiamo fare una frittura perfetta? Allora, fate conto che la frittura perfetta va dai 165 gradi ai 185 gradi. Sopra i 185 gradi ovviamente l'alimento si friggerà o si brucerà molto più velocemente. Sotto i 165 gradi invece l'alimento assorbirà troppo olio e quindi quando lo andiamo a mangiare non è molto buono, ve lo dico sinceramente. Quindi se abbiamo un termometro da cucina ci sapremo regolare sulla temperatura. In caso sta superando i 185 gradi, ci andiamo a mettere un pochino di olio freddo, non molto ovviamente, affinché possa compensare meglio diciamo l'olio che è già caldo. Andiamo a mettere le nostre polpette e, come vi ho detto, prepariamoci un piatto con della carta assorbente. Ok, il termometro da cucina ci dice che siamo a 167-168 gradi. Allora, se non avete il termometro invece da cucina, potete utilizzare uno stuzzicadenti e se lo immergete e vedete, come in questo caso, che frigge, vuol dire che l'olio è pronto. Andiamo a mettere quindi le nostre polpette, teniamo a portata di mano anche una schiumarola per poterle poi andare a tirare via dall'olio. Ecco, vedete come friggono? Non ne mettiamo molte, così diamo invece la possibilità alle polpette di avere più aria per la frittura. Ecco qua. Non c'è un vero e proprio tempo di cottura. Diciamo che noi capiamo a occhio se le polpette sono pronte. Ogni tanto le giriamo e andiamo a controllare quanto si sono colorate. Però diciamo intorno ai 3-4 minuti, ecco, se l'olio è ad una temperatura ottimale. Hanno raggiunto, come potete vedere, il colore giusto. Noi le scoliamo un po', prendiamo il piatto con la carta assorbente, dove andiamo ad adagiare proprio le polpette. Quindi continuiamo la nostra frittura con il resto delle polpette crude. Guardate che belle, ragazzi. Questo è il colore che dobbiamo ottenere. Bellissime. Abbiamo finito con la frittura delle polpette. Io vado a mettere sulla superficie ancora un pochino di sale e nel mentre ho preparato un piccolo tagliere di ardesia dove ho messo ketchup e maionese. Andiamo ad adagiare le nostre polpette che possiamo gustare per un aperitivo o per una cena. Come vedete, ragazzi, le polpette sono pronte.